diventando grande. Sono soltanto un bambino, 4 anni ogni giorno divento più grande. Sono Caillou e mi piace esplorare, ci sono tante cose da fare. Scopro ogni giorno cose nuove, tutto mi insegnano mamma e papà. Se non mi fanno giocare, quanto mi passa. Sono Caillou e Caillou sono io. Su, nonna, leggi una storia. Ah, una nuova storia di Caillou. Chissà che cosa avrà fatto oggi. La storia di oggi si intitola Caillou gioca a fare il bebè. Caillou e Rosie erano stati molto occupati quella mattina. Molto, molto occupati. No, guardate che confusione avete fatto. Bene. Cosa ne dici di riordinare un po', Caillou? Caillou, aiutami per favore. Ma Rosie lo sta mettendo in ordine. Va bene, proviamoci. Rosie, aiuta la mamma. Guarda, i giocattoli vanno qui. Molto bene, brava. E ora prendi gli altri. Caillou, Rosie è troppo piccola per capire che deve riordinare. Metterò io a posto per lei, va bene? Caillou, tu sei abbastanza grande per farlo da solo? Caillou pensava che la sua mamma non fosse giusta, perciò era molto arrabbiato. Anch'io voglio bere il latte in un bicchiere così. Va bene. Voglio il mio panino tagliato a pezzettini, come quello di Rosie. Anche a me, mamma. Vuoi fare il bebè anche tu? Caillou. Oh, è bello fare il bebè, mamma. Caillou pensava che fare il bebè era molto più bello che avere 4 anni. A me non importa se vuoi fare il bebè, Caillou, ma per favore non fare il bebè disordinato. Caillou e Rosie si divertirono molto a fare i bebè dopo pranzo. Il riposino. Sì, è ora del riposino per i miei 2 piccoli bebè. Va a letto, Caillou, verrò a rimboccarti le coperte. Caillou veramente non voleva fare il riposino. Ma se lui voleva essere un bebè come Rosie, doveva farlo. E ora fa un bel sonnellino, Caillou. Come mai in piedi, tesoro? Io non ho voglia di dormire. Ma è quello che fanno i bebè nel pomeriggio. Io non voglio essere un bebè, voglio avere di nuovo 4 anni. Bene, che ne dici di giocare allora? Va bene. È più bello avere 4 anni, no? Ho vinto io! Questa è la storia di quando Caillou è andato al parco con suo nonno e ha conosciuto un bambino che non gli piaceva. O almeno pensava che non gli sarebbe piaciuto. Caillou amava andare al parco e a volte faceva anche delle nuove amicizie. Ecco fatto, Caillou, tocca a te. Salve, come ti chiami, giovanotto? Jim. Bene, Jim, questo è Caillou. Ti va di giocare con Caillou, Jim?
Bene, questa sì che è una bellissima idea. E se avete bisogno di noi, saremo su quella panchina. Io sto facendo una torre. La voglio fare prima io. Il secchiello è mio. Hai rotto la tua torre. No, tu l'hai rotta. Io ne voglio fare un'altra. Sarà stato un incidente, Caillou. Mi dispiace, Caillou, e anche a Jim. Ma l'ho rifatto, visto? Bravo, hai fatto un gran bel lavoro. E ora cercate di giocare senza litigare, va bene? Va bene. Io non voglio giocare più con la sabbia. Io voglio andare sulle altalene. Aspettami. Spingimi. No, ti dondoli da solo. Tu mi devi spingere e basta. Sei un prepotente, non voglio giocare con te. A Caillou non piaceva Jim perché era molto prepotente. Caillou, cos'è successo? Non vuole giocare con me. Tu vuoi sempre fare per primo tutti i giochi. No, Jim. Lo sai che si fa turno quando si gioca? L'hai dimenticato? Sì, lo so. Dai, vuoi essere di nuovo il mio amico? E così Jim e Caillou fecero a turno con il secchiello. Poi fecero anche a turno a spingersi sull'altalena. E per tutta la giornata si divertirono così tanto a giocare insieme che il nonno temette che non volessero più andare via. Basta, bambini, è ora di andare. No, solo un altro pochino ancora, nonno, per favore. Bene, pronti per una storia? È una storia di Caillou. La storia di oggi si intitola Caillou porta a spasso il cane. Prendi! Ehi, ancora quel cucciolo! Caillou conosceva già quel bel cagnolino. Hai visto, Caillou? Sto di nuovo badando a questo piccolino. Voleva far visita al suo amico Caillou. Ti va di portarlo a spasso con me? Oh. Sì, vai pure. Sì! Lo porto io? Oh, certo! Guarda, nonna, il cane si è seduto! Aspetta che tu gli dica di attraversare la strada. Digli cammina quando è ora di andare. A Caillou piaceva quando il cagnolino obbediva ai suoi ordini. Bow, 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 bow! Guarda cosa ho qui per te. Nonna vuole giocare! Tira la palla e poi digli prendi e lui te la riporterà indietro, vedrai. Prendi! Ma come bravo! Digli lascia. Lascia? Wow! Prendi! Caillou si divertì un mondo quel pomeriggio a giocare nel parco con il suo piccolo cane bianco. Che cosa, Caillou? Un cagnolino bianco! Oh, è molto bello, vero? Ma vedi, Caillou,
L'abbiamo già un animale. Noi abbiamo Gilbert. Ma io voglio avere un cane! Un cane da portare! Forse quando tu e Rosie sarete più grandi, potremo avere un cane. Buonanotte, tesoro. Buonanotte, papà. Caillou non voleva aspettare tanto, perché voleva il suo cane adesso. Vedendo il suo cane di peluche il giorno seguente, Caillou ebbe un'idea. Ed ecco il guinzaglio. Mamma, papà, venite a vedere. Che cosa c'è? Una sorpresa. E così anche Caillou aveva il suo cane da portare a spasso tutti i giorni. Siete pronti? È l'ora della storia. State di nuovo viaggiando per ascoltare una storia di Caillou. Se mettete e ascoltate così potrete vedere il giro. Vediamo le storie, ma guardando la Caillou, se la chiave è Caillou in Caillou, stiano litigando. La storia di oggi, la storia di oggi, Caillou sta crescendo. La Caillou era in giocia, stava salvando il suo agio e lui stava preparando il suo di passare attraverso la porta girevole. Caillou non voleva che toccasse il suo orso e il suo coniglio senza toccare la sua mano. Se avesse nel cestino del palazzo, perché non faccio fare la fuori da me subito? Quelli da questa parte non è caduta, però si può girare lentamente. Guarda la mano, mi sta bellissima. Che ci faccio? Che non va? Faccio che fare con la mia casa, Caillou? Tu non sei riuscito a trovare? Ti aiuto. C'era ancora una cosa che voleva fare bene alla mamma, come rivoleva di essere e così dopo un po' di sulla porta. Caillou era orgoglioso. Ma io che arrivare prima che accada un incendio. Vado a prendere gli attrezzi. E il più piccolo il tuo pezzino. Bambini, su, svelti, venite ora. Caillou non ha un'aria molto felice e io non capisco perché.
Come si intitola la storia di oggi? Vediamo. Caillou gioca a fare il gioco. Di essere un domatore di tigri. Io e il papà andiamo al circo oggi, me l'ha promesso. Stamattina mi vestirò tutto da solo e papà ne sarà molto contento. Ops. Certo, lo vedo. Hai fatto davvero un ottimo lavoro. Come mai già in piedi? Non voglio arrivare al circo in ritardo, papà. Al circo? Oh, no, Caillou. Non dobbiamo andarci oggi. Il circo arriva domani. No! No, arriverà oggi! Mi ero anche vestito da solo! Il circo deve arrivare oggi! Vieni, Caillou. Aiutami a preparare la colazione. No! Non voglio venire! Caillou era davvero arrabbiato perché quel giorno non sarebbe andato al circo. Caillou, smettila di fare i capricci. Hai svegliato tua sorella. Ora vieni di sotto immediatamente, va bene? Anche il papà di Caillou si stava un po' arrabbiando. Perché non posso andare al circo? Io voglio andare al circo! Voglio andare al circo! Preparo il pane tostato. Possiamo tagliarlo a forma di papera come fa la nonna? No! Io non voglio fare la papera! È una cosa da bambini piccoli! Beh, allora... Aspetta, mi è venuta una bella idea. Possiamo tagliarlo a forma di animali come quelli del circo, no? No, un momento! Prima dobbiamo fare un'altra cosa. Sai qual è la prima cosa che fanno in un vero circo? Vediamo se lo indovini, eh? Fammi pensare... È la parata, vero? Giusto! Indovinato! Le uova le prendo io! Oh, oh. Se volevi le uova strapazzate, bastava dirlo. Non è stata colpa mia! Sì, lo so, Caillou. Non è stata colpa di nessuno. È stato soltanto un incidente. Oh. Papà, il pane tostato! Oh, scotta! 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 Oddio! Scotta! Tu dovresti lavorare nel circo, papà! Sei un bravissimo giocoliere! E Rosy può fare il pagliaccio. Che succede qui? Stiamo facendo il circo. Vuoi fare la parata con noi, mamma? Oh, sì. E tu sarai la signora che doma i cavalli. No, non credo proprio, caro. Preferisco essere la signora che ritorna a letto. Ma guarda, avete vestito Caillou da postino. Così è perfetto per la storia di oggi, bambini. Perché la storia di oggi si intitola Caillou spedisce una lettera. Ti stai divertendo, tesoro? Sì, mamma. Che giornata stupenda, piena di sole. Che idea! Ora disegno un sole. Deve essere arrivata la posta. Speriamo che sia arrivata una bella lettera. Bollette, bollette. Nient'altro che bollette. Mi piacerebbe tanto ricevere una lettera ogni tanto. Ciao, Caillou. C'è qualcosa che non va? Mammina vuole ricevere una lettera. E la vuole adesso. Caillou spiegò il fatto che la mamma non voleva più ricevere bollette, ma lettere. Beh, perché non gliene mandiamo una noi? Un momento, qui ce n'è una già pronta. Sì, guarda, questa sarebbe una lettera stupenda. E la possiamo spedire a mamma? Certo, caro. Ci assicureremo che il postino la consegni domani. Caillou sapeva che a volte le persone mettono i baci sulle lettere con una X. Un bacio! Magnifica idea. E ora ci serve una busta. Io so dove sono, papà. Aspetta, torno subito. Anche un francobollo. Eccolo qua.
Caillou, dove sei, caro? Oh. Allora, che state combinando voi due? Niente, proprio niente. È così, vero, Caillou? Sì, è così, mamma. Se vogliamo che gliela consegnino domattina, dobbiamo finire tutto entro stasera. Ci dobbiamo alzare prestissimo domani mattina, va bene? Sì! Ecco! E adesso? Che cos'altro dobbiamo fare? Dobbiamo appiccicare il francobollo! Sì, hai ragione! Il mattino seguente, Caillou e il suo papà si alzarono prestissimo per andare incontro al postino. Mamma, mamma! Corri, arriva il postino! Mamma, guarda, oggi c'è anche una lettera per te! Questa lettera sembra interessante. Caillou, che magnifica sorpresa! E l'hai anche fatta firmare a Gilbert. Grazie, Caillou. Terrò la tua lettera per sempre. Per sempre? Wow! Questa è la lettera più bella che abbia mai ricevuto. Venite, bambini, è l'ora della nostra storia. Quando Caillou era solo un piccolo bambino di 3 anni, andò alla spiaggia per la prima volta. La storia di oggi si intitola Caillou e le vacanze al mare. La famiglia di Caillou partiva per le vacanze. Facevano la loro prima vacanza al mare sulla spiaggia. La spiaggia, il mare, ci andiamo a divertire. Caillou, Rosie, lo sentite questo? Questo è il rumore dell'oceano. Ecco, siamo arrivati. Caillou era così eccitato. Non vedeva l'ora di andare a giocare sulla spiaggia. Oh, guarda, mamma! L'oceano! Sì, ma dobbiamo stare attenti alle scottature. Aspetta, ti metto un po' di crema. Oh. Ciao, ciao! Ecco qua. Un po' di ombra ci vuole. Questa spiaggia è bellissima. Chi vuole fare il bagno? Io, papà! Caillou non aveva ancora imparato a nuotare, perciò si teneva forte alla mano del suo papà mentre correvano tra le onde. Oh, è freddo! Ah, ti piacerà una volta che ti sarai abituato. A Caillou piacevano tanto i picnic, ma il picnic sulla spiaggia era il migliore di tutti. Solo che il suo buon panino si era riempito di sabbia. Guarda, mammina! Seguì affascinato quel piccolo granchio che viveva in una conchiglia. Ma poi lo vide tuffarsi nell'acqua, dove vivevano altre strane creature. C'erano le stelle marine, c'erano i cavallucci marini e c'erano anche tanti ricci. Chi vuole fare i castelli di sabbia con me? Quando sale la marea, vuol dire che è ora di andare.
tesoro, domani torniamo e ne costruiamo un altro più bello. Ma io voglio tornarci anche dopodomani. E dopo di dopodomani. E ancora dopo. E dopo. E dopo. Bene, sono andati via tutti. Ora la nonna vi leggerà una storia, bambini. Vediamo che cosa ha fatto Caillou il giorno del suo compleanno. La storia di oggi si chiama Caillou e il regalo di compleanno. Era il compleanno di Caillou e sua madre gli stava preparando una bella torta. Non ti va di aiutarmi a pulire la scodella, vero? Sì che mi va, mamma! Ah, l'avevo immaginato! Fai il bravo, Caillou. La cioccolata! Voglio la cioccolata! Dai un po' di cioccolata anche alla tua sorellina. Oh, papà! Non avevi detto che Caillou doveva dare un po' di cioccolata anche a Rosy? Caillou aveva detto a tutti che voleva un dinosauro speciale per il suo compleanno. Ma il regalo che gli diede la nonna non era un dinosauro, era una felpa nuova. Ti piace il regalo, Caillou? Oh, certo che gli piace. Oh, eccoli, sono già arrivati. Sì! Leo, Clementine! Entrate pure, bambini. Ah, ce la fai a stare fermo ancora un po', Caillou? L'ultimo tocco e ho finito. Così mi fa il salletico. Buon compleanno, Caillou! Buon compleanno! Auguri! Buon compleanno! Wow! Tanti auguri, tesoro! Ce la fai a spegnere tutte le candeline? Esprimi un desiderio, Caillou, e poi soffia forte, forte. Lui sapeva già cosa desiderava. Voleva un dinosauro speciale come regalo. Caillou aveva la pancia così piena che non riuscì a mangiare la sua torta di compleanno. Buon compleanno, tesoro mio! Finalmente! Il mio dinosauro speciale! Grazie! Dopo aver giocato un po', i bambini mangiarono volentieri un delizioso gelato. Rosy, ma guarda cosa hai fatto! Mettiti la felpa nuova, tesoro. Wow! Com'è bella! Sulla felpa c'è disegnato un dinosauro speciale! Il desiderio che Caillou aveva espresso si era più che realizzato. Infatti, ora aveva avuto in regalo due dinosauri speciali. Questo è stato un compleanno bellissimo! È già ora, nonna! Che storia è, nonna? La storia di oggi si intitola Caillou bada a Rosy. Caillou e Rosy si stavano divertendo molto a giocare con il nuovo giocattolo, ma era un gioco molto rumoroso. Testa e ho bisogno di sdraiarmi un po'. Puoi fare il fratellino grande e badare a Rosy mentre mi riposo un pochino? Sì, mamma! Grazie, Caillou. Che ne dite di disegnare degli animali? È più silenzioso e posso riposare un po'. Va bene! Caillou pensava di essere in grado di badare bene a Rosy. Ora disegneremo, va bene, Rosy? Sì, anch'io! Thank you.
succedendo qui? Caillou, ti ho chiesto di fare il fratello maggiore, di badare a Rosie, non di litigare con lei. Caillou trovava ingiusto che sua madre fosse arrabbiata con lui. Lui era stato buono in silenzio. La colpa era soltanto di Rosie. Mamma, io ho cercato di... Rosie, tu devi riposare. Rosie non voleva... Adesso ritorno, Caillou. Io non voglio più fare il fratellino grande di Rosie. Oh, su, Caillou. Racconta cos'è successo. Io volevo che Rosie smettesse, ma lei non mi ha ascoltato. Non è facile fare il fratello maggiore, vero? Mm-mm. Ora sarà meglio pulire quel muro. Ti aiuto anch'io, mamma. Bravo, magnifica idea. Una volta, quando ero piccola, ho dovuto badare a mia cugina mentre i nostri genitori non c'erano. E sai lei cosa ha fatto? Ha preso il tubetto del dentifricio e se l'è spalmato su tutto il corpo. Ha fatto una brutta cosa, vero? E nei guai ci sono finita io, proprio come te, caro. Hai fatto un buon lavoro, Caillou. Caillou! Mucca! Caillou, stai proprio diventando un ragazzino grande e sei un bravissimo fratello maggiore per Rosie. Siete pronti, bambini? Dunque, vediamo cosa ha fatto oggi Caillou. La storia di oggi si intitola Caillou mette a posto i giocattoli. Caillou, dove sei, tesoro? Strano. Caillou arriva sempre di corsa quando a merenda c'è il budino al cioccolato. La mamma ha ragione. Caillou è golosissimo di budino al cioccolato. Ehi, aspetta, sono qui! Guarda, tesoro, che disordine. Cosa ti dico sempre, Caillou? Che non devo mai lasciare i miei giocattoli sulle scale. Caillou sapeva benissimo che non doveva mai lasciare i suoi giocattoli sulle scale. Mettili nella tua stanza, per favore. Buono, budino al cioccolato! Io adoro il budino al cioccolato tanto, tanto! Caillou, vieni qui, per favore. Sembra importante, caro. Su, corri a vedere cosa vuole papà. Caillou, che cosa ti ho detto riguardo al fatto che lasci i tuoi giocattoli nel viale, eh? Che non devo farlo, papà. Sì, giusto. E perciò ora rimettili a posto. Ma stavo per mangiare il mio budino al cioccolato. Il tuo budino al cioccolato aspetterà. Guarda, ti aiuto anch'io. Anche se il suo papà lo stava aiutando, Caillou non si sentiva molto felice. Caillou! Ti devo parlare, vieni! Caillou, voglio che metti a posto tutti i tuoi giocattoli prima di mangiare il tuo budino. Va bene, papà! Sei sicuro di averli raccolti tutti quanti? Ne sono sicuro, guarda! Molto bene, è l'ora del budino. Yeah! Sta arrivando! Oh, ma... dai un'occhiata qui, tesoro! Sai, Caillou, il problema è che hai troppi giocattoli e in casa non c'è abbastanza spazio. Sì, lo so. Alcuni sono diventati vecchi e tu non ci giochi più. Che ne vogliamo fare, eh? Perché non ne dai qualcuno a Rosie, eh? Va bene, intanto gliene regalo uno. Per gli altri devo pensarci. Ehi, ho un'idea. Potremmo conservarli in un bel baule di legno. Vuoi aiutarmi a costruirne uno? Oh, sì! Ma dopo che avrò finito il mio budino al cioccolato... Fatto.
Adesso abbiamo finito, Caillou. Oh, grazie, è bellissimo! Controlliamo se si chiude bene. Su, sedetevi, bambini. È l'ora della nostra storia. Oh, guardate un po', Caillou. Sembra spaventato, vero? Ora saprete perché. Questa storia si intitola Caillou e il grande scivolo. Caillou si divertiva un mondo quando andava ai giardinetti. Guardami, guardami! Ciuf, ciuf! Guida il trenino, papà! Ciao, Caillou! Ciao, Clementine! Sto giocando! Posso giocare anch'io? Clementine e Caillou si stavano divertendo a giocare al trenino quando a Clementine venne un'idea. Andiamo sullo scivolo? Sì! Questo qui, l'altro Caillou. Clementine indicò lo scivolo per i bambini grandi. Ma quando Caillou vide quello scivolo, gli sembrò molto grande e molto, molto alto. Ma è troppo alto! Caillou era spaventato. Forza, Caillou! E io voglio giocare prima qui! E così Caillou convinse Clementine a giocare prima dentro i tubi. Prendimi, Caillou! Sta arrivando! Ti ho presa! Si sta facendo tardi, Caillou. Tra un po' dobbiamo andare. Oh, no! Vieni, forza! È alto! Però io non ho paura. Dai, vai prima tu! In realtà Caillou era molto spaventato. No! Papà! Papà! Caillou sta piangendo, è spaventato. Io non ho avuto paura, è divertente. Ma che ti succede, Caillou? Beh, è uno scivolo molto grande, fa un po' paura, ma sembra anche molto divertente, vero? Mi è venuta un'idea. Perché non ci proviamo insieme, Caillou? Uno, due, tre, via! Caillou ne fu entusiasta, ma Clementine fece un po' l'indifferente. Io ci sono andata da sola! Sì, visto? Anch'io ci sono andata da solo, è facile! Beh, è ora di andare a casa. Vengo subito, papà! Solo un'altra volta, eh? Ma è inutile dire che poi non fu soltanto una volta sola. Chi vuole ascoltare una storia? Volete che vi legga questa qui? Sì! Su, nonna, leggi! Vediamo come si intitola. Ah, sì! Caillou e il calzino mancante. Caillou trovò subito uno dei suoi calzini preferiti. Ma ora gli serviva l'altro. Caillou non riuscì a trovarlo tra la roba lavata e così decise di andare a cercarlo nella lavatrice. Caillou pensò che il calzino fosse rimasto nella lavatrice, ma era troppo piccolo per guardare. E così decise di andare a prendere una sedia. Caillou cercò di aprire la porta, però la porta non si aprì e lui cominciò ad avere un po' paura. Mamma! Mamma!
Caillou, sono papà, sono qui, va tutto bene. Papà! Papà, la porta non si apre più! Ti tirerò fuori in un batter d'occhio, vedrai. Ascolta, la maniglia della porta è caduta dal tuo lato, non è vero? Sì, papà! Beh, da questa parte non è caduta, ma devo girare lentamente. Ah, sei sano e salvo, Caillou. Che ci facevi qui? Sto cercando il mio calzino! E non sei riuscito a trovarlo? Ti aiuto io, va bene? Va bene! Mamma ha portato su dei panni. Forse il tuo calzino è caduto per le scale. Io voglio guardare nella lavatrice! Sì, buona idea. Diamo un'occhiata. C'è il tuo calzino? No! Ero convinta di aver chiuso questa porta. Ecco fatto. No, qui non c'è niente. Voglio guardare io! No, qui non c'è! Pazienza, te ne metterai un altro paio. Il tuo piede avrà freddo. Ma io voglio il mio calzino preferito, papà! Ah, ora mettitene un altro paio. Così poi mi aiuti a riparare quella porta, ti va? Qualcuno ha chiuso di nuovo la porta. Tesoro, sei lì dentro? Mi senti? Dai, chiamiamolo insieme. Mamma! Mamma! Caillou non aveva paura questa volta, perché il suo papà era con lui. Tesoro, sei lì dentro? Oh no, la maniglia si è rotta. Il papà di Caillou spiegò bene alla mamma come rimettere di nuovo la maniglia a posto. E così dopo poco si aprì la porta. Meglio che la ripari prima che accada un'altra volta. Vado a prendere gli attrezzi. Dov'è finito il tuo calzino? Oh, l'ho perso, mamma. Vedrai che lo troverai molto presto. Guarda nella cesta. Sì, eccolo qua! Una volta che Caillou ebbe tutti e due i calzini, aiutò suo padre ad aggiustare la maniglia. Così nessuno sarebbe più rimasto chiuso dentro. Venite, bambini, è ora. È meglio che mi sieda io al centro, così potrete vedere tutti e due le figure che sono nel libro. Di che parla la storia, nonnina? Di una nuova e bella avventura di Caillou. Si intitola Caillou va in ufficio. Caillou era eccitato, stava andando al lavoro con la sua mamma. Sei capace di passare attraverso la porta girevole? Sì, mamma, posso farlo da solo? Sì, va bene, ricordati, quando sei dall'altra parte devi uscire. Oh, tesoro, continua a spingere, Caillou. Io voglio farlo di nuovo. Caillou non era mai stato prima in quel posto. C'erano rumori buffi in giro e molta gente che non aveva mai visto in vita sua. Caillou! Ah, tu devi essere Caillou. Piacere di conoscerti. Benvenuto in ufficio. Caillou è qui per lavorare. Wow! Ecco, per oggi questa è la tua scrivania. Che cosa ti va di fare? Io voglio lavorare! Caillou pensava che lavorare consistesse nello scrivere tanto. Ora faccio un bel lavoro! Bellissimo, Caillou. Solo un momento, eh. Guarda, mamma. Questa sei tu, questo è papà, questo è Rosie e questo sono io. Prendilo, è per te. È bellissimo, Caillou. Grazie. Hai fatto davvero un buon lavoro. Adesso possiamo giocare? Ora non posso proprio, Caillou. Devo fare un po' di lavoro prima. Intanto fai un altro disegno. Ciao, Teddy. La mamma passa tutto il tempo solo a lavorare. Caillou, purtroppo non ho ancora finito, però ho una sorpresa per te. Pronto? Papà, sono io, Caillou. Sto lavorando con mamma. Sì, anch'io lavoro. E c'è Teddy con me. Ti voglio bene, papà. Ciao. Che ne dici di andare a mangiare? Caillou e sua mamma presero il loro pranzo e fecero un picnic con Teddy. Perché non metti il tuo disegno nella bacheca? Così potranno vederlo tutti. Sì, è una bella idea. Oh, ma è bellissimo. Ehi, papà!
qua. Ci vediamo più tardi. Sai, quello è l'ufficio dove lavora la mia mamma. Sì, lo so. Caillou era orgoglioso di mostrare al suo papà tutto quello che aveva imparato su quel posto. Aspetta, ti faccio vedere come si fa. Le porte erano molto pesanti e il papà di Caillou decise di aiutarlo. Bisogna essere molto forti per spingere quelle porte. Eh sì, lo so. Caillou raccontò al suo papà tutta la sua giornata in ufficio. Questa storia racconta quando Caillou imparò a pattinare. Accadde un giorno d'inverno. Già, proprio come oggi. Da quando Caillou vide una partita di hockey con suo padre e sua madre, volle imparare a pattinare. Così suo padre fece una pista di pattinaggio nel giardino e comprò a Caillou il suo primo paio di patti. Tira e segna! Io voglio diventare un giocatore di hockey! Va bene, ma prima devi imparare a pattinare. Sarò il pattinatore più veloce del mondo! E così pattinerò con il campione del mondo. Sarà fantastico. Guarda, presto imparerai a pattinare così. Certo, ma la prima cosa che devi imparare è come stare in piedi. Caillou scoprì che pattinare non era così facile come poteva sembrare. Oh, Caillou! Questa ti aiuterà ad abituarti. E ora sei pronto per pattinare? Ma sono orgoglioso di te perché hai provato. Facciamolo ancora, dai. Caillou era stanco di cadere e cadere, ma accettò lieto di provare ancora una volta con il suo papà. Sì, voglio continuare a provare. Bravo, tesoro mio. Stai andando benissimo, Caillou. Tu stai veramente pattinando. Guarda, mamma! Sto pattinando da solo! Ehi, chi vuole della cioccolata? Dopo tante cadute, Caillou finalmente imparò a pattinare. Beh, quasi. Oh! Mamma, papà! Sì, tesoro? Alla prossima lezione ti insegnerò come fermarti. E poi andremo a comprarti una bella mazza da hockey. Ah, oh, una mazza da hockey! Wow! Povero Caillou, questa volta si è messo veramente nei guai. Ah, guardate qui, chissà cos'è successo. Cerchiamo di scoprirlo. La storia di oggi si intitola Caillou e la bambola. Tutto accadde un giorno quando Caillou vide la madre truccarsi per prepararsi ad uscire. A Caillou piacevano tanto quei colori. Ne era davvero affascinato. Cosa stai facendo, mamma? Mi sto truccando. E perché? Per essere più bella quando esco. Caillou pensava che la sua mamma fosse molto bella. Non giocarci, per favore. Julie starà arrivando, caro. Perché ora non vai di sotto e l'aspetti? Ciao, 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 mamma!
Ninja Rosie. Perché non vai a giocare un po' mentre preparo Rosie per il riposino? Va bene! Ciao, ciao! Ti leggo una favola? Vedere sua madre truccarsi fece venire a Caillou un'idea. Caillou, dove sei? Caillou sapeva di aver rovinato la bambola di Rosie e aveva paura che Julie lo sgridasse. Ah, eccoti qua. Caillou, che stai facendo? Julie! Oh, Rosie si è svegliata. Caillou, hai visto la bambolina di Rosie? No! Ne sei sicuro? Lei l'aveva lasciata nel bagno. Aspetta un attimo, quello che cos'è? Alzati in piedi un momento. Caillou! Cosa è successo alla bambola? Non si è arrabbiata con me, anche la mia mamma si arrabbierà molto. Oh, cielo. Qualcosa mi dice che sei stata molto occupata, Julie. Mammina! Su, vediamo se riusciamo a sistemare tutto. Caillou spiegò come aveva rovinato la bambola e come temeva che tutti si arrabbiassero tanto con lui. Io volevo che la bambola fosse bella come te, mamma, ma invece è diventata brutta. Visto Caillou, Rosie la trova ancora bellissima. Mi dispiace tanto, mamma. Oh, lo so che ti dispiace, tesoro. Venite, bambini, è ora. Qual è la storia di oggi, nonna? Non lo so. Lo scopriremo insieme. Che cosa avrà combinato il nostro Caillou? La storia di oggi si intitola Caillou e la giornata piovosa. Dobbiamo andare a fare la spesa, Caillou. Ma sta piovendo forte. Copriti bene o ti bagnerai. Ah, non vedo l'ora di saltare nelle pozzanghere. Oh, oh, questo va nell'altro piede. Vieni, ti aiuto a metterlo. Non importa, ce la faccio da solo. Ah! Ce l'ho fatta! Bravissimo! Ora non resta che abbottonarlo. Su, andiamo! Ma Caillou si era dimenticato di fare una cosa molto importante. Mammina! Sì, tesoro? Mi dispiace, ma mi è venuta voglia di andare in bagno. Dai. Ti aspetto qui. Caillou si incamminò verso il bagno, ma nel corridoio qualcosa richiamò la sua attenzione. Brum! Brum! Sta attento! Brum, brum, brum. Caillou? 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 Sì, papà? Ma che cosa ci fai qui? Io stavo... stavo andando al bagno. Oh no, me ne ero quasi dimenticato. Scusa, papà, ma mi sta scappando. Posso vedere il tuo aereo, per favore? Ora facciamolo atterrare in aeroporto, va bene? Sarà ancora qui quando tu tornerai. Ah, non ti sarai dimenticato della mamma, vero? La mamma! Oh, l'avevo dimenticata! La mamma mi sta aspettando! Caillou tornò giù di corsa da sua madre.
Ma quando arrivò alla porta, sua madre metteva via gli impermeabili. Mamma, eccomi! Oh, ora non dobbiamo più uscire. Sì, certo che dobbiamo, ma guarda. Il sole splendeva e a Caillou e alla mamma non servivano più gli impermeabili. Ma c'erano ancora tante, tante pozzanghere. Questa va di qua e invece quest'altra va di là. Mammina! Guardati, Piedi, hai dimenticato qualcosa. Evviva le pozzanghere! Guarda, mamma! Lo so che sono divertenti, ma ora dobbiamo sbrigarci, tesoro. Sai che cosa facciamo? Ci inventiamo un gioco, il gioco delle orme. Guarda. Che bello! Adesso dove si saranno nascosti quei monelli? Eppure è l'ora della storia. Dunque, vediamo. Che avrà fatto di bello oggi, Caillou? Vediamo. La storia di oggi si intitola Caillou e il nascondiglio speciale. Tutto cominciò quando la nonna e il papà di Caillou partirono per alcuni giorni. Caillou e Rosy stavano con la loro nonna e il loro nonno. Caillou, dove sei? Sei qui dentro? Non c'è, non riesco a trovarlo. Forse si sta nascondendo. Guarda bene di nuovo. Ma che c'è lì? Diamo un'occhiata. Strano, somiglia molto a Caillou. Nonno, nonno! Cosa ci fai lì dentro? Mi sono incastrato. Spostiamo un po' tutte queste scatole. Su, togliamo anche questo da dentro. E ora prendiamo questo piccolo monello. Grazie, nonno! Mi spieghi che cosa ci facevi lì dentro, Caillou? Io stavo cercando un nascondiglio speciale! Stavi cercando un nascondiglio speciale. Questo mi ricorda una cosa, sai? Caillou era curioso di sapere di che cosa si trattasse. Sai mantenere un segreto, Caillou? Sì, certo, nonno! Bravo! Io so dove trovare un nascondiglio speciale. È in giardino. A te va di vederlo? Ero sicuro che l'albero giusto fosse questo. Ma se non era da questa parte, allora deve essere da questa. Wow! Su, entra, dagli un'occhiata. Allora, com'è? Questo è il nascondiglio speciale più speciale di tutto il mondo, nonno! Grazie, nonnino, è fortissimo! Se vuoi, puoi tenerti la torcia. Wow! Davvero posso? È ora di dormire, Caillou! Ora vengo a darti la buonanotte! Caillou! Aspetta, Caillou! No! Tu non puoi venire con me, Rosy! Quello era il nascondiglio speciale di Caillou e perciò lui non voleva che lo conoscesse nessun altro. Wow! Caillou, sei lì dentro? Sarà meglio che torni a casa. Tuo padre sta venendo qui a prenderti. Guarda, 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 ancora non ci posso credere. Che cos'è? Wow! Che tu ci creda o no, Caillou, con quel giocattolo ci giocavo io quando ero un bambino come te, lo sai? E quando io ero un papà e non ancora un nonno. Devi averlo trovato nel mio nascondiglio speciale. Ma adesso sarà il tuo nascondiglio speciale. Sì! Venite, bambini! Prima di dormire vi racconterò una storia. Dunque, vediamo. I fatti accaddero quando Caillou aveva solo 3 anni e Rosy era ancora molto piccola. La storia di oggi si intitola Caillou va a fare la spesa. Caillou, è ora di alzarsi. Guarda, fuori sta nevicando. Sì! Voglio costruire un pupazzo di legno!
prima devi vestirti. Allora, dove sono i tuoi vestiti? Oggi mi voglio mettere questi qui. Se vai fuori con i pantaloni corti, tremerai tutto dal freddo. Brr. I fiocchi d'avena sono finiti. Più tardi andremo a fare la spesa. Compreremo anche le uova, perché voglio fare una delle mie torte speciali a sorpresa. Torta speciale a sorpresa! A Caillou e a Rosy piacevano tanto le torte speciali a sorpresa della mamma, ma non sapevano mai esattamente che cosa fosse la sorpresa. Caillou, dobbiamo andare al supermercato. Mettiti il cappottino. Ma mamma, io voglio giocare un po' con il mio dinosauro. Ci giocherai quando torni. Su, andiamo, stiamo aspettando te. A Caillou piaceva andare a fare la spesa, ma ci metteva sempre molto tempo a prepararsi, perché gli piaceva anche molto giocare. Caillou, entra in macchina, per favore. Facciamo un bel pupazzo di neve. Beh, sì, ne faremo uno bellissimo. Che bello! Lo voglio grande, grande! Però prima andiamo a fare la spesa. Mamma, voglio stare anch'io nel carrello come Rosy. Ah, va bene, ma facciamo presto, non ci sarà tempo per fare il pupazzo di neve. Mamma, compri anche questi. Caillou, ho detto che farò una torta speciale, ricordi? Perciò i biscotti non ci servono, d'accordo? Ma qual è la sorpresa della torta speciale? Se te lo dico, rovinerò la sorpresa. Tesoro, quando arriviamo alla cassa, tu devi badare a Rosy mentre io penso a pagare la spesa. Caillou non faceva che pensare a quei biscotti, ma non si ricordava più su quale scaffale fosse. Andò a cercarli, ma quel posto era così grande che si perse e ebbe tanta paura. Mamma! Mamma! Mamma, dove sei? Mamma! Caillou, che è successo? Mi ero perso, mamma! Non ti devi mai allontanare da me. Mi hai fatto prendere uno spavento, sai. Andiamo a casa, su. Anche Caillou si era spaventato ed era molto felice di aver ritrovato la sua mamma e la piccola Rosy. Quando mi sono perso ho avuto tanta, tanta paura. Anche noi abbiamo avuto paura. Non ti devi mai allontanare dalla tua mamma. Adesso mi aiuti a fare la mia speciale torta sorpresa? Io volevo andare fuori a fare il pupazzo di neve. Avrai il tuo pupazzo di neve, caro. Solo che lo faremo qui dentro, in cucina. Sarà la sorpresa della torta speciale! Viva! Caillou era stato bravissimo, aveva indovinato la sorpresa. La sua mamma gli aveva preparato una torta veramente speciale. Mamma, guarda! Sembra davvero un pupazzo di neve! Avrà sicuramente freddo. Mettiamogli la sciarpa.